non c'è mai stata una riforma così drastica. Cosa vuol dire gradualità? Vuol dire, ad esempio, che la vecchia quota che ci eravamo inventati, la quota è la combinazione fra o 35 anni di contributi e 62 anni di età, posso andare in pensione, quindi il totale era 97, poteva essere 98, 99, 100, cioè alzare, e saremmo arrivati all'obiettivo comunque, gradualmente il momento dell'andata in pensione. Voglio anche ricordare che secondo il presidente dell'INPS Mastrapasqua, le due riforme, la mia con le quote del 2007 e quella di Sacconi, che lo ricordo, ha aggiunto un anno di finestra mobile, quindi si perde un anno, e poi c'è l'aspettativa di vita, altri tre mesi, sei mesi, ha portato, questa è oggettiva, l'età di pensionamento del lavoratore italiano uguale alla media europea, 61 anni e 3 mesi. La favola. Questo prima secondo, della riforma. No, le riforme Damiano. Sì, dico prima della prima riforma, della riforma Fornero. La favola secondo la quale in Italia ci sono quelli che in pensione ci vanno a 50 anni, lasciamola ai 20 anni precedenti. Non esiste più.